Salve a tutti signori e bentornati sul mio canale, oggi torno con una rubrica che per un po' non ho portato, che è quella di avido legge cose. In pratica vi propongo un libro, qualcosa che mi ha appassionato, che mi è piaciuto, e vi porto delle letture. Oggi vi farei sentire la prima parte di Il Palazzo delle Ombre di Svevo Ruggeri. La prima parte intendo il primo capitolo. Per altri quattro giorni durante questa settimana vi farò sentire eh, altri estratti, diciamo... Altri estratti più o meno di questa lunghezza, che siamo sui 3 minuti, il più lungo penso durerà 10 minuti, e mi potete far sapere voi, se volete, cosa ne pensate, insomma, se, volete, se siete interessati, se vi ha stimolato, se volete comprare il libro, eccetera. Questo è un thriller fantasy, quindi mh, una cosa un po' particolare, ambientato a Roma. Io personalmente adoro. Amaniti, adoro altri scrittori italiani che comunque creano una sorta di atmosfera, tra virgolette, sovrannaturale ambientata in Italia, secondo me è una cosa molto particolare e molto bella, ma lascio a voi le considerazioni, il primo capitolo non è particolarmente fantasioso non è particolarmente inerente al fantasy ma comunque vi butta un po' dentro alla storia, vi fa capire un po' qual è il colore di, questo, di questa storia di questo racconto, quindi vi lascio ascoltare l'estratto e poi potete dirmi cosa ne pensate magari nei commenti e vi lascerò anche un piccolo commento mio finale, ma nulla di che, lascio tutto a voi. Sappiatemi dire cosa ne pensate. A me è piaciuto personalmente molto, ma questo è inutile dirlo perché se lo porto mi è piaciuto. E per gli altri tre video dovrete aspettare la, il resto della settimana. Intanto, buon ascolto. Primo brano. Sono anni che dico di bastarmi, ma poi arriva un momento in cui capisci di aver bisogno dell'aiuto di qualcun altro. In questo bar sul Lungotevere non mi conosce nessuno. È già la seconda grappa che mi scolo e sono appena le 11 di mattina. Non è da me, ma poi va a finire che scopri sempre qualcosa di nuovo di te stesso, rimanendone stupefatto. È che alla fine è morto. Non so nemmeno come sia successo. Non che la cosa cambi più di tanto, in fin dei conti non ho mai saputo chi fosse davvero mio zio. Eppure sento di aver sbagliato a non andare al suo funerale. L'ho fatto apposta, mosso da un risentimento molto più forte di quanto credessi. Se muori a 80 anni e non ti ricordi mai di tuo nipote, che tributo pretendi che lui ti faccia? Ma poi ieri è arrivata quella telefonata. Una voce assettica che mi dava l'indirizzo e l'orario dove presentarmi stamattina. Studio del notaio Pellegrini. Erano lì, tutti schierati con i loro falsi sorrisi, gli sguardi bramosi, sono stati capaci di chiedermi come stavo. Sono più di vent'anni che non ci vediamo e mai una telefonata, come vuoi che stia? Nel dimenticatoio, come giusto che sia. Quel pomposo notaio ha incominciato a leggere il testamento morale. Parole senza senso che raccontavano di una persona a me sconosciuta. Ciò che aveva fatto nella sua vita, i successi raggiunti. Un ammasso verboso di nozioni a cui non ho prestato la benché minima attenzione. Dopo il testamento morale è arrivato quell'altro. L'ho capito da come gli altri si sono rizzati sulla sedia, dritti come dei fusi in attesa di sapere il destino di quell'enorme ricchezza accumulata in anni di assenza. Ho sentito sibilare da quella voce boriosa 80 milioni di euro, con in più un appartamento in via dei Gracchi al Civico 9. Un palazzo in via del governo vecchio al civico 104, detto anche la casa di Bartolomeo de Dossi, nonché sua residenza ufficiale. Una villa bifamiliare a Fregene, un casale di campagna a Velletri, il notaio aveva continuato. Metà. Del patrimonio, corrispondente a 40 milioni di euro, vadano al nipote Norman, insieme alla casa di Bartolomeo De Dossi. Di colpo tutti i miei cugini, le mogli, i mariti e i loro figli mi hanno guardato intensamente. Nei loro occhi saette, sui loro visi un ghigno impossibile da mascherare. Nessuno pensava più alla propria fetta. Ma quanto era capitato a me? Ora il cielo terzo di Roma mi inebria di un azzurro pulito, mentre l'aria fresca nei polmoni mi riempie di vita. Ho il cuore che batte per l'emozione, forte, veloce. Norman Lanzaldi è ricco, è erede di una fortuna e addirittura di un palazzo nel cuore di Roma. Rinasco oggi, dopo anni di grigio passato, noioso presente e oscuro futuro. È con il sapore della terza grappa che decido di chiamare un taxi per rientrare nella mia tana. ok mi sono riappropriato del mio tre piedi quindi non devo più tenere il telefono in mano e niente spero vi sia piaciuto ora se volete saperne di più se volete sapere di più sui tre filoni narrativi principali di questa storia aspettate gli altri giorni della settimana quando usciranno gli altri, gli altri estratti i capitoli non lo so 3, 4, 5 comunque fanno parte del filone principale della storia ora detto questo vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto attivare la campanellina commentare qua sotto per dirmi cosa ne pensate della lettura, del format, eccetera. E in più vi chiedo anche di seguirmi su Instagram, su TikTok e sugli altri miei canali social per rimanere sempre aggiornato sulle eventuali nuove letture, e ovviamente sulle letture del Trono di Spade, che sono una colonna portante del mio canale. Detto questo, vi ringrazio, ci vediamo presto, vi mando un bacione. Ci sentiamo in questi giorni per gli altri spezzoni del Palazzo delle Ombre di Svevo Ruggeri. Ciao a tutti, signori!